Allora, è il tuo primo giorno qui. Che ne pensi? È la prima volta che dormi in una loggia Nora. Non è molto intima. In qualche modo è affascinante. Accogliente, basta abituarsi. È questo il problema. Credo che troverai il tuo posto. Sì, ora riposati. Preparatevi! Che devo fare perché tu te ne vada? Servabito! Il tuo trofeo si è spaccato, Reietta! Sembra che te ne serva un altro! No! Bene, ancora! Perfetto! Più veloce, forza! Devo recuperare! Devo recuperare! Calma e costanza! L'importante è finire! Ne manca solo una! Dov'è l'emarginata? Era dietro di me! Sembrava forte! Sei ultima adesso. Potresti anche arrenderti, sai?
Vincerà Bast, Bala, ma tu diventerai un audace se finirai la prova. Oh, ferma, è un vecchio sentiero. In due sono morti l'anno scorso. È in rovina ormai. Meglio arrivare ultimi che rimetterci la pelle, no? Wow, 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 wow! Per la madre, sei impazzita! Così finirai per ammazzarmi! Non sarà affatto facile! Sei pazza, passare di lì! Ora non si torna più indietro. Adesso fermati. Torna indietro. Chi c'è in casa? Non c'è. Forza, adesso! Veloce! Smettila di trascinarti! Devo continuare così! L'emarginata! Un vecchio sentiero! È impazzita! Bene, sto recuperando! Guardate! L'emarginata sta recuperando! Come è arrivata fin là? Sarà una lotta serrata! Bene. Forza ora. Presto. Continua. Mi sono allenata tutta la vita per questo. Loro avevano la tribù, ma io la natura. Più precisa. Non basta. Devo essere perfetta. Forza, puoi farcela! Non possono battermi ora! Non ha vinto lei! L'emarginata ha barato! Un'emarginata che vince una prova? No, mai! Perché ora è un audace! Ce l'hai fatta! Come tutti voi! Non appena mettete il trofeo sull'altare! Ma è Aloy! Un tempo emarginata, ora audace! La prima fra tutti voi! Ah! Teneteli bloccati finché non arrivano gli altri! Non possiamo stare qui! Da quella parte! Ma non ce la faremo sotto attacco! Non possono attaccare da morti! Teneteli impegnati! Io troverò un modo! Basta! Basta! Sei con noi! Ovvio che sono con voi! Andiamo! Adesso! Anche noi se non combattiamo. Non possiamo resistere. Oh, madre, aiutaci. Muori, infedele. Morte. Presto, raggiungete la corda. Uccidiamoli tutti! Nessun testimone e nessun prigioniero! L'hanno visto! Restiamo uniti! È il momento! Oh no, ce ne sono altri! Continuano ad arrivare! Ma quanti ce n'è? Sul crinale, ce ne sono altri!
Padre, aiutaci! Morte agli invasori! Ora, scendiamo finché possiamo. Torna qui! Deve morire subito! Tutti quanti! Avanzate! Porto già troppo peso. Verso il sole adesso. Bruciate tutto e poi al lavoro, ai vostri ordini. Devi salvarti.
qui è blasfemia. Dovrebbe stare vicino a sua madre. Devo andarmene da qui. Mi serve il focus. Ora. Rost mi ha salvato. Devono avermi trovato prima che mi dissanguassi. Ma dove sono finiti tutti? Dove mi trovo? I miei vestiti. Bene. Ma dov'è il mio focus? Ok, è qui. Aspetta. Sono dentro la montagna sacra, ma solo alle matriarche è concesso entrare. Non trovo il mio arco. Il focus danneggiato, quello che ho preso a quell'assassino. Rilevo una specie di segnale. Sembrano le rovine in cui sono caduta da piccola. Questo posto non è opera dei Nora, ma dei predecessori. Ma perché? Eccolo, col resto delle mie cose. E ora, cosa puoi mostrarmi? Comandante, fermate gli scavi e procedete insieme al punto di missione. Evitate ogni contatto con i selvaggi Nora. Se vi vedono, uccidete tutti i testimoni. Ecco l'immagine del bersaglio. Non dovete fallire. Immagine del bersaglio. Chi dice che sono come gli altri Nora? Mi hanno visto tramite il focus di Olin. Ma com'è possibile? Allora fai in fretta, sto per entrare. Attendere i denti scan. Devi smetterla di ascoltare Ted e iniziare ad ascoltare me. Da dove arriva? Di quand'è? Sei mia madre. Ma perché uccidermi solo perché ti somiglio? Aloy, ti sei svegliata? Mi hai portato tu qui. Presto, devi seguirmi. E dove? Fino al posto dove sei nata. Stai dicendo che sono nata qui, dentro alla montagna. Se lo vedi è più facile.
Perché mi hai portato qui? Sembrava che stessi per morire, e morire vicino a una madre è sacro. L'Ansra si è opposta, ma Jessa si è schierata con me. Mia madre è qui. Sto per incontrarla. È complicato. Ti prego, seguimi ora. Mia madre assomiglia a me, ma con i capelli corti. Non vedo come potrebbe. Non sei nata da una donna, Aloy. La montagna è tua madre. Io... cosa? Di che cosa stai parlando? Vieni. Che posto è questo? La sala maestra, dove la madre ha ucciso il demone di metallo e ti ha dato alla luce. Aloy, il massacro alla prova è stato solo il primo di molti disastri. Lo squadrone sulle tracce degli assassini è stato assalito e trucidato. Ma questo cosa c'entra col luogo in cui sono nata? Io spero che spieghi tutto. Qui è dove ti abbiamo trovato. Sentivamo piangere, abbiamo controllato e c'eri tu. Io ero lì dentro. Sì. Quindi sono arrivata da dietro la porta. Questo è quello che ho sempre creduto, che venissi dal grembo della montagna. Pensavo che tu fossi un dono della madre stessa, ma le altre, come l'Ansra, temevano fossi frutto di un potere oscuro. Non un dono, ma un male. Ma... questa non è una dea. Aloy! È una porta. Con gente dall'altra parte. Mia madre. Attendere i denti scan. La dea parla! Come la donna che ho visto. Errore. Registro alfa corrotto. Impossibile confermare identità. Accesso negato. No, no. Ti prego. Aloy, la madre ti ha parlato come se ti conoscesse. Non hai sentito. Non mi ha riconosciuto. È colpa della corruzione, l'ha detto la dea stessa. Se riuscissi a guarirla dalla corruzione, lei riuscirebbe a vederti. E come dovrai fare? Parlavi di visioni di una donna coi capelli corti. Sì, gli assassini mi cercavano... perché le assomiglio. Ma il loro potere è immenso. Non esiste un altro modo? Olin. Era insieme agli stranieri, la sera prima della prova. Gli assassini mi hanno visto tramite lui. Vive a Meridiana. Allora dovrai lasciare la terra sacra. Sono stata un'emarginata per tutta la vita. Perché non un esule? C'è un altro modo. Vieni e lo metteremo in pratica. Hai detto che la tribù è sull'orlo dell'estinzione. Cosa è successo? Dopo il massacro alla prova, uno squadrone ha inseguito gli assassini. Ma in pochi sono tornati. Come hanno fatto a sconfiggerli? Gli assassini non combattono soli.
Hanno preso possesso delle macchine, corrompendole e portandole alla pazzia. Gli assassini sono fuggiti? Sì. E l'unico piano che le matriarche hanno escogitato è cantare l'inno dell'espiazione e implorare la pietà della madre. Come se non volesse che ci aiutassimo. E qual è il tuo piano? Questo era il mio piano. Mostrarti dove sei nata e permetterti di seguire il destino che la madre ha voluto per te. Le alte matriarche ci aspettano. Meglio se parlo io. L'hai fatto? Sì. Adesso sa. Sorelle, la dea ha parlato ad Aloy. Le ha detto di curare la corruzione. Ah! Come può riuscirci? Dovrà spingersi oltre la nostra terra sacra. Una cercatrice? Se la dea ha parlato, così sia. Vorreste fare di questa cosa una cercatrice? Sorella! Per una volta, Lansra! Ascoltaci! Poh! Questo è il vostro peccato, non il mio. Mandatela a cercare e speriamo che non torni più! Aloy, grazie al volere della dea, noi ti nominiamo cercatrice della tribù Mnora. Nessuna barriera ostacolerà il tuo incarico sacro. Che la madre ti protegga e sostenga. Abbi fede. Mi preparo per l'inno. Noi speriamo in te. Tirsa, cos'è una cercatrice? Sei tu. E questo è il tuo marchio. In tempo di necessità, le alte matriarche nominano un cercatore. Un audace valoroso inviato a perseguire un grande fine. Ovunque esso possa condurlo. Perfino oltre i confini della Terra Sacra. Sì. E col diritto di tornare una volta raggiunto o in caso di bisogno. Ora devo andare. Da qui dovrai raggiungere le porte dell'abbraccio. Parla con Varl e ti indicherà la strada per Meridiana. Se qualche Nora cercasse di ostacolarti, dimostragli che sei una cercatrice. Lo farò. Grazie, Tirsa. Di tutto. Che la madre ti benedica e ti protegga. Fedeli Nora, cominceremo a breve. Liberate i vostri cuori. I più forti già sono morti. La ragazza emarginata. Sì, sì, voci salve, mi raccomando. Dobbiamo cantare l'inno per te. Ha salvato molte vite, la tribù è fortunata ad averla. Assassini infedeli nelle terre sacre. Aloy! Aloy! Teb! Ho sentito delle voci, ma non ero certo finché non ti ho visto. Ah, sono contento che stai bene. Ora devo andare, Teb. Che la madre ti protegga. Arriva l'emarginata. Ignorala. Devi fare rapporto. Gira voce che un demone si aggiri nell'abbraccio. È di metallo scuro e corrompe qualunque macchina sfiori. Da dove è arrivato? Dicono sia entrato dalle porte dell'abbraccio. Chi lo dice? Varl e i suoi seguaci hanno provato a fermarlo, ma lui era troppo veloce e potente. Mi devi aprire la porta. E da quando mi occupo delle necessità di voi reietti? Da quando sono una cercatrice. Ora apri la porta. T-
tu? Una cercatrice. Tirsa e Gesa sono impazzite. Non solo ti hanno fatto partecipare alla prova, ti hanno anche accolto e curato dentro alla montagna sacra. Non mi stupisce che siamo maledetti e che i giovani giacciano sotto cumuli di sassi. Come puoi essere così crudele? Ho lottato con quei giovani, fianco a fianco, schiena contro schiena. Li ho visti morire. Se fossero stati dei veri Nora, ti avrebbero piantato una freccia. Resh, e dai. Silenzio. Sono il tuo capoguerra. E io sono una cercatrice, nominata dalle alte matriarche. Quindi aprimi la porta e toglierò il disturbo. Prima te ne vai da qui, meglio è. Che cosa è stato? Suonate l'allarme! Per la dea! Ma cosa gli sta facendo? Li controlla. Tenetevi pronti! Questa è soltanto colpa tua, maledetta senza madre! Uccidetele, audaci! Uccidetele! No! Cose accompagnava gli assassini alla... Come ci sei riuscito? Mostramelo. Ti hanno obbedito. Ma come? Questo. È questo che serve. Si collega al mio focus. Quindi posso usarlo. Facciamo una prova. Avvolgo un po' il cavo. Sembra che regga. Ora devo solo provarlo. Aloy, come ci sei riuscita? Hai ucciso quel demone e gli hai strappato le interiora. Il modo in cui controlla le altre macchine. Penso di aver capito. Ma prima devo provarlo. Oh, immagino sia pieno di corsieri lungo la strada per le porte dell'abbraccio. Esatto. E devo comunque raggiungere le porte.
Devo parlare con Varl. Ho sempre saputo che fossi diversa, Aloy, ma... Ma cosa? Credo che tu sia un dono della madre. A prescindere da cosa dice Resh. Grazie, Teb. Ma ora devo andare. Lo so. E sarai nei miei pensieri. Audaci! Dovete riparare la porta immediatamente! Non mi importa se dovete rattopparla tutta. Devo provare il dispositivo.